Fratelli cari, la pace sia con voi e con il nostro beato Palamara. Cosa sarebbe la realtà senza le parabole del nostro amatissimo Palamara? Abbiamo visto che è scoppiato il carnevale in questi giorni un po' ovunque, ci si maschera e poi dietro c'è quello che le parabole raccontano. Ma quelli sono anche gli anni di Tangentopoli e del crollo proprio di quel centro politico. L'azione eroica e spregiudicata di Di Pietro entusiasma la mia generazione di aspiranti magistrati, ci carica di forti idealità, oltre a cambiare per sempre le gerarchie, il ruolo e l'immagine della magistratura. Siamo animati dal sacro fuoco di affermare che la legge è uguale per tutti, ma allo stesso tempo percepisco che da quel momento in poi i magistrati non saranno più grigi e anonimi burocrati, quanto piuttosto star evocate e invocate dal popolo, famosi come un attore o un calciatore, potenti come e più di un politico. E già c'è da dire che in quegli anni, e non se ne poteva più, si stavano mangiando tutto, avevano alimentato un debito pubblico spaventoso. Poi vennero questi bravi magistrati e infatti oggi ancora si mangia, si ruba. È un treno da non perdere, dice Sallusti. Infatti quelli della mia generazione ci salgono di corsa, siamo giovani e ambiziosi. Ci sentiamo investiti di una missione salvifica. Chi immaginava di fare il giudice si converte alla carriera dell'inquirente, il PM senza macchia che caccia i cattivi, che è ricercato dai giornalisti, che prima o poi finirà sui giornali in TV. Più che una missione assomiglia a un'ubriacatura, in effetti lo è, ma io più che delle manette sono affascinato da altri aspetti di quella vicenda. Studio e ristudio i meccanismi di Tangentopoli e non mi riferisco al merito delle inchieste. Mi intriga capire, per esempio, lo scontro di potere tra le procure di Milano e Roma per la gestione dei vari filoni. Vedo il proliferare di iniziative analoghe in tutta Italia e mi chiedo, puro spirito di emulazione, o c'è un disegno? E se c'è, chi tira i fili? Insomma, metto insieme i tasselli. Quali tasselli? Per esempio, non mi torna come il Parlamento, su spinta della sinistra risparmiata dalle inchieste, possa aver approvato la legge suicida che toglie l'immunità ai parlamentari, aprendo di fatto lo sconfinamento della magistratura nel terreno della politica. Rimango sorpreso dal fatto che la strutturale dipendenza della politica dal finanziamento privato venga spacciata per banale e criminale corruzione di alcuni partiti e che per la prima volta nel 1994 un presidente del Consiglio in carica, Silvio Berlusconi, venga raggiunto da un invito a comparire, come se dovesse essere respinto insieme alla novità che rappresentava rispetto alla politica. So che nulla accade per caso, c'è sempre un meccanismo, un sistema invisibile che si muove all'unisono e io cerco la porta d'ingresso, voglio entrare lì dove la trova, non subito ovviamente, ma noto una cosa: la maggior parte dei colleghi che contano sono iscritti a Magistratura Democratica, la corrente di sinistra della magistratura. Quando arrivo alla mia prima sede, Reggio Calabria,
rimango subito coinvolto in una rissa che diventa guerra tra il nuovo procuratore Antonio Catanese, un onesto magistrato di Messina che nella vita aveva fatto di tutto meno che il pubblico ministero, e il suo vice Salvatore Boemi, uno che si era intestato grandi inchieste e che aspirava a diventare il capo. Inesperto, per poco ci lascio le penne perché mi schiero contro il vertice. Capisco che ho bisogno di una protezione e per questo mi iscrivo alla corrente di Magistratura Democratica. Ecco, in quel momento, anche se ancora non ne ho piena coscienza, varco la porta ed entro nel sistema. Il clima a Reggio Calabria in quegli anni è particolarmente incandescente perché i vertici della magistratura reggina sono stati investiti dal ciclone delle dichiarazioni rese dal notaio Marrapodi, che in un drammatico confronto con il collaboratore di giustizia Giacomo Lauro accuserà tra gli altri l'allora procuratore Giuliano Gaeta di aver protetto le cosche mafiose. Cazzo, cazzo! Siamo arrivati insieme in una realtà molto difficile, mi dice il nuovo procuratore Antonio Catanese, quando ci incontriamo per la prima volta. E cosa succede una volta nel sistema? All'inizio nulla, mi guardo intorno, partecipo a riunioni di corrente in cui si parla tanto, ma si conclude poco, un classico delle correnti di sinistra della magistratura. Però capisco l'importanza delle relazioni. Quando nel weekend rientro a Roma, ne coltivo il più possibile, soprattutto tra i colleghi della mia generazione, e intuisco che un giorno potrebbero tornarmi utili, e così sarà. Poco dopo ho la prima piccola conferenza, piccola conferma che il sistema funziona. Avete capito, ragazzi? Io ho capito. Io pensavo che un magistrato fosse un semidio, che vivesse su una montagna, isolato dal resto del mondo, perché la sua missione era giudicare gli uomini e privarli addirittura di quel gran bene che invece è il bene assoluto, la libertà. E invece qua mi ritrovo un covo di mignottacce, mannaggia la miseria, e continuo al carnevale tutti truccati, tutti fatti, ci mancava solo la cosa, coi boccoli, la parrucca coi boccoli.